come sto male. Ah, Andrea. Ciao, Ernesto. Ciao, Ernesto. Ciao. Nessuno di noi ti ha più visto da quando te ne sei andato da scuola. Ma dove ti sei nascosto? Ah? Affari. Sì, affari. Tutto un insieme di cose. Sai, sono pieno di impegni, il lavoro. Non ho molto tempo per me, no. Ma è evidente, dico, è evidentissima la superiorità dell'Italia sull'Austria. Per terra certo bastano i bersaglieri, e per mare certissimo basta l'Aduilio. E Lissa? Ma Lissa è stata colpa di Persano che ha tradito. Va bene, andiamo a bere un bicchiere di vino all'osteria, dai. Oddio, ancora. Vuol parlare? Sono contento di questo incontro, se no chissà quando ci vedevamo, visto che tra un paio di giorni vado a Londra. No, basta, grazie. Oggi ho riscosso dei crediti. Com'è? Pagano tutti subito, è una questione di stile. Da che lavoro per lui, Wilder non ha avuto più un ritardo negli incassi. E come te la cavi con la contabilità? A scuola eri un somaro. Andrea, una cosa è la scuola e una cosa è la vita. Giovedì ci vieni a fare un giro sulla mia barca. Hai una barca? Sì, me l'ha regalata mio padre per la promozione. Proprio mia, a vela. Un capo. Mi scusi, mi sento un po' stanca. Prego. Caro il nostro Ernesto, ma senti un po', tu hai mai... Cosa? Con le ragazze. Ah, beh, un sacco di volte. Se volessi, potrei raccontarvi. Mi chiama. Che ci volete fare? Pazienza. Ma dai, lascia, ci pensiamo noi. Io adesso lavoro, perciò offro io. Caro il nostro Andrea! E non è vera quella cosa delle ragazze! Non ci sono mai stato, mai! E a lei che cosa gliene importa, eh?